Ci siamo, abbiamo un nuovo presidente degli Stati Uniti d'America. Ne parlo come se fosse il nostro presidente. Però devo dire che siamo tutti rimasti incollati ad aspettare il conteggio dei voti e ovviamente, come sempre, si è creato il tifo da stadio. Da una parte quelli che tifavano Trump e dall'altra quelli che volevano vedere spodestato l'uomo arancione chiedendosi: ma chi cazzo è Biden? No, fermi. Ma la candidata vicepresidente è una donna, indo-afroamericana. Wow, allora ci possiamo fidare. Tanto questo vecchietto, chissà se ci arriva alla fine del mandato. Tira le cuoia e avremo il primo presidente degli Stati Uniti d'America donna indo-afroamericana. Noi radical chic quanto ci crogiogliamo di fronte a questi record. Però, a parte le stronzate, ad esempio, quando terminerai il primo mandato, avrà 84 anni. Hanno fatto papi più giovani di lui. Ok, intanto non ha 80 anni, ma ne ha 77, se non ricordo male. Però è decisamente quasi della stessa generazione del Trumpone. Questa cosa di condannare gli anziani come se fossero delle vecchie ciabatte che si mettono a fissare colate di cemento sotto casa. Siete peggio di Giovanni Toti. Guardate, potrei farvi un elenco infinito di anziani che potrebbero farci le scarpe a tanti di noi trentenni e a tanti di voi ventenni. Ad esempio, non lo so, Piero Angela, il primo nome che mi viene in mente. Per rimanere in un contesto americano, Clint Eastwood, 90 anni, e sta girando il suo nuovo film da regista e anche come attore protagonista. Cavoli, ho citato un repubblicano, che adoro tanto anche peraltro. Nah, sappiamo tutti che Eastwood è un socialista convinto, che si ostina a spacciarsi per un repubblicano. Ma non divaghiamo. Donald Trump ormai è un uomo sconfitto che non ammette la sconfitta, che fino all'ultimo minuto ha mantenuto alta l'attenzione su di sé, sparando le grosse su Twitter. Ma da subito, praticamente, a conteggi iniziati, quando ha fiutato nell'aria l'imminente sconfitta. E ha cicciato fuori la questione dei brogli elettorali. Addirittura nelle ultime ore, il Trumpone decide di fare causa alla Pennsylvania per frode. Praticamente Mr. Orange si scaglia nei confronti del segretario di Stato della Pennsylvania, accusandola di totale negligenza nella supervisione del conteggio dei voti postali. Insomma, il Trumpone è deciso di arrivare fino in fondo alla questione e portare l'accusa di brogli alla Corte Suprema. In poche parole, per la giunta Trump, queste elezioni non sono finite. Lo tweet a squarciagola. Nel mentre la mummia Biden, chiamiamolo così perché ormai siamo amici con Joe, ciao Joe, si sta già preparando le valigie per trasferirsi alla Casa Bianca, munito di spray igienizzante e straccio per pulire la sedia dove posa sempre il culone il suo avversario. C'è da dire però che il ministro della giustizia William Barr, come l'ho detto bene, Barr, non ha dissato per niente la richiesta della giunta Trump, anzi ha approvato l'apertura di un'inchiesta. Però la maggior parte dei giudici costituzionali, tra i quali una buona parte conservatori repubblicani, dubitano seriamente che la Corte Suprema possa in qualche modo ribaltare i risultati delle elezioni. Però, per Trump e company, ripeto, le elezioni non sono finite. Dovete giocare fino al fischio finale, che non è ancora arrivato. Queste sono le parole degli alti funzionari dell'amministrazione Trump che si rivolgono al proprio staff, con un atteggiamento un po'... come dire, inutile che vi guardiate intorno per cercare nuovi posti di lavoro. Ecco, suona come... Insomma, queste elezioni non sono finite per davvero allora. Almeno a detta dei repubblicani, finché non si fa chiarezza sulla situazione Georgia e Pennsylvania. Nel mentre succede tutto questo, i sostenitori di Biden scendono in piazza per festeggiare e i sostenitori di Trump scendono in piazza per protestare. Fra questi ultimi decisamente sono molto inquietanti quelli armati fino ai denti. Cioè, porca puttana, mi immagino uno di questi bifolchi sdentati che odorano di letame misto alcol, che escono di casa e dicono alla moglie: amore, io esco, vado a protestare a favore del nostro idolo Trump. Ok tesoro, ma non scordarti le bombe a mano. È assurdo questo paese, almeno alcune contee di questo paese. Ma torniamo al nostro simpatico vecchietto Biden. Cosa sappiamo di lui, oltre ad essere stato il vicepresidente di Obama? Beh, se guardiamo i commenti su internet, anche qui in Italia, abbiamo questa combo. E va bene, vorrà dire che avremo per 4 anni un vecchiaccio pedofilo sporcaccione con un inizio di demenza senile. Nonché pedina del Deep State e del nuovo ordine mondiale al governo degli Stati Uniti d'America. I vari Soros, i Bill Gates, cioè sono al plurale. I Jeff Bezos, cioè sono come Naruto. E compagnia, cantando, ringraziano il vecchio ordine e tornano al potere. Ma non era il nuovo.
Ah no, perché ringraziano il vecchio ordine e così il nuovo... Ok, ho capito. Scusami tizio, che ne sai più di tutti noi. Ma non temete, c'è neanche per noi. Pedofilo. Ovviamente, usando già questa parola, YouTube deciderà da subito a demonetizzare questo video, ma chi se ne frega. Ragazzi, credetemi, sono andato sotto un post della Stampa o della Repubblica, non mi ricordo. C'era una caterva di commenti di gente che tirava fuori questa cosa della pedofilia di Biden. In ogni caso è uno dei commenti più fastidiosi che ho visto comparire in ogni dove. Va benissimo non essere d'accordo, non appoggiare questo individuo, ma qui veramente stiamo un po' cacando fuori dal vaso. E la cosa più triste è che tanti credono veramente a queste puttanate, però non ha nessun riscontro giudiziario. Cioè è quasi stupido parlarne, però mi va di aprire questa parentesi. Semplicemente questi cassonetti di immondizia complottari si basano su alcune foto decontestualizzate dove si vede il vecchietto in situazioni affettuose con i propri nipoti. Una delle foto che è girata tantissima su questi siti o gruppi Facebook anti-lobby massoniche e ordine mondiale è questa qua. Dovrebbe essere una delle tante prove a favore di questi malati di mente. Questa foto è stata scattata più di 5 anni fa durante il funerale del figlio di Biden morto a causa di un tumore. E il bimbo in questione è il figlio di suo figlio morto. Ecco, ci troviamo di fronte a un semplice gesto di un nonno che cerca di confortare il proprio nipote. Per non dimenticare questa foto, condivisa e ricondivisa, che è diventato il cavallo di battaglia di questi complottisti sostenitori di Trump. Vediamo raffigurato un signore anziano mordere la guancia a questa bambina. Ammetto che è un po' disturbante come scatto, però semplicemente non si tratta di Joe Biden, è il presidente del Messico. Punto. Comunque, complimenti a tutti quei sostenitori di Trump che ci hanno veramente creduto a queste puttanate. Siete delle belle personcine. Ma torniamo a parlare di cose serie. Il nostro simpatico vecchietto Biden ha già anticipato i 6 punti per il suo prossimo, a questo punto probabile, mandato presidenziale. Uno di questi è la questione climatica, che ha decisamente attirato maggiormente l'attenzione non solo degli elettori americani, ma anche del resto del mondo. È un tema che ha sempre avuto a cuore Joe Biden, e il suo intento in primis è quello di rientrare negli accordi di Parigi siglati da Obama nel 2015. Spazzati via successivamente da Trump, poi puntare ad un programma ambientale sul quale si dovrebbero investire miliardi di dollari al fine di attuare una rivoluzione climatica. Questo decisamente è uno dei punti più importanti che ha favorito la vittoria di Tutankhamon. Lo so che per i complottisti il concetto di rivoluzione energetica significa farci controllare dal nuovo ordine mondiale, credo. E infatti, perfetto, l'ho letto con un'intonazione all'Alessandro Barbero, perfetto. Proviamo a leggerlo come se fosse tipo, non so, un racconto di Alessandro Barbero. E cito le parole di questo filosofo, Niki G. Sacchi, che tutti quanti noi storici conosciamo, abbiamo studiato. Perfetto. Abbiamo quindi il burattino democratico negli USA, marionetta del nuovo ordine mondiale. In Italia il pugliese abusivo che non sto nemmeno a descrivere visto che è una nullità, insieme ad un governo di abusivi fancazzisti, ovviamente del sud, che non hanno mai lavorato in vita loro. Anche nel Regno Unito un burattino nelle mani della cricca del nuovo ordine mondiale. Adesso manca solo Putin da far fuori per sostituire con un altro burattino democratico. Alla fine di tutto questo scempio che nulla ha di democratico, arriveranno alla schiavitù democratica. Saremo comandati da cinesi burocrati ebrei. Come l'ho detto, ebrei. Desiderosi di sudditi possibilmente analfabeti e con la pelle nera. Che bella fine! Dicevano che il mondo sarebbe finito nel 2012. Avevano sbagliato. Il mondo è finito nel 2020. Game over. Ecco, queste sono le parole di questo studioso importante della storia. Vabbè, comunque, avete capito. Manca solo la parola guerra o guerra fondaio. Cioè, è bello sentire Barbero quando dice guerra e guerra fondaio. Io tipo ho delle polluzioni. Nuovo ordine mondiale che fanno la guerra. Bellissimo. Povero Alessandro Barbero. Ma una frase che mi ha veramente destabilizzato. Adesso manca solo Putin da far fuori per sostituirlo con un altro burattino democratico. Brutta cosa essere dei democratici. Alla fine di questo scempio, che nulla ha di democratico, ok, arriveremo alla schiavitù
democratica. Come utilizzare una parola a cazzo di cane. Sto divagando! Porca puttana, verrà 3 ore questo video. Secondo punto fondamentale è la questione delle armi. Sicuramente vorrà irrigidire le politiche sul possesso delle armi, ma soprattutto la metodologia di acquisto. Ad esempio la vendita di armi incontrollata sul web. E mi sembra un ottimo punto di partenza. Bravo Nonnetto. Anche perché nel 2019 ci sono stati quasi 300 morti causati dalle sparatorie. Immigrazione, altro punto delicato che sta a cuore del neo presidente Biden, ma in particolar modo alla vicepresidente Harris. Il voler attuare una politica meno rigida nei confronti dell'immigrazione, come prima cosa eliminare la travel ban, che vietava l'ingresso a persone provenienti da paesi con maggioranza musulmana. Poi affrontare tutta la questione delle minoranze, che si sono decisamente sentite molto discriminate durante il periodo trumpiano. E l'abbiamo visto anche con le varie proteste che ci sono state in questo tormentato 2020. Altro punto fondamentale, diritto alla vita. Offrire servizi medici alle donne incinte di qualsiasi ceto sociale. E questo è importante, dare la possibilità ad organizzazioni che offrono servizi di aborto di beneficiare di fondi atti ad aiutare persone a basso reddito. Per un cattolico convinto come Biden non deve essere stato facile arrivare ad accettare questo compromesso, ma infatti per tanti è un finto cattolico. Come ad esempio questo amico ci scrive: è un demone, guardate gli occhi. Può essere che sia un demone al servizio delle lobby. Ah, mi stavo dimenticando il punto dedicato all'istruzione. College gratuito a tutte le famiglie di basso reddito, aumento dei finanziamenti per le scuole nelle aree urbane. Per farvi capire, tipo la scuola elementare di Springfield dei Simpson. E arriviamo a quello che è il cuore pulsante dei 6 punti. La ripresa economica. Punto subito criticato da tutti i sostenitori di Trump, dato che è un po' il cavallo di battaglia di Mr. Orange. C'è questo continuo spompinamento generale nel sottolineare i numeri da record storici raggiunti in questi 4 anni di presidenza. Quando si parla di ripresa economica, ovviamente il vecchio bacucco Biden si riferisce anche alla questione del Covid-19, che non ha decisamente risparmiato l'America. Situazione che, evidentemente, come abbiamo visto tutti, l'uomo arancione ha preso sotto gamba. Pavoneggiandosi di essere colui che ha sconfitto il Covid dopo essere stato contagiato, e che si tratta di una semplice influenza facile da debellare. Parole che hanno dato solo più forza a vari negazionisti, no mask, no vax e altra bella gente. E una delle frasi che sento ultimamente che mi sta facendo uscire fuori di testa: ma se non fosse stato per il Covid, sicuramente il miliardario abbronzato avrebbe rinnovato per altri 4 anni. Ok, fermi. Vi ricordo che il signor Trump si è accanito spesso contro l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dalla quale ha ritirato gli Stati Uniti, avendo perfino la presunzione di volerla gestire lui personalmente la situazione della pandemia, senza avere alcuna strategia nazionale, improvvisando, sottovalutando, come ho detto prima, la pericolosità del virus, giocando con le fake news e sparando soluzioni per debellare il virus al limite dell'assurdo, ad esempio iniettarsi la candeggina. Insomma, a detta di tutti, se non fosse stato per il Covid, avrebbe vinto le elezioni. Se gestisci pure di merda la situazione e poi ti lamenti che è colpa del Covid. Bravo. C'è da tenere conto anche di una cosa, però, che una buona parte delle contee maggiormente colpite dal Covid con un'alta percentuale di morti hanno comunque preferito Trump a Biden. Quindi la sconfitta di Trump non è da collegare più di tanto con la situazione Covid. Da ricordare la questione rivolte delle minoranze. Insomma, tra i repubblicani ci sono anche quelli che ammettono la sconfitta. Però la maggior parte dei senatori repubblicani hanno già espresso il loro sostegno per Trump. Facciamo un passo indietro, torniamo alla questione economica. Come si sente ormai dire spesso, veramente Trump ha favorito una crescita economica da record come non si vedeva negli ultimi 50 anni? Se guardiamo i dati, sembrerebbe proprio di sì. Togliamoci dalla testa il Covid. Non contiamolo. Soffermiamoci sui dati riportati a gennaio 2020. In più di 3 anni di mandato ci sono più di 6,7. Disoccupazione al tasso più basso negli ultimi 50 anni. Siamo al 3,5%. Reddito famiglia aumentato del 2,3%. Stipendi più del 2,5%. Povertà diminuita del 0,9%. Wow, sono degli ottimi risultati. Ma cerchiamo di andare più a fondo. Secondo i piani della Casa Bianca, all'epoca si supponeva che nel 2020 il PIL sarebbe dovuto arrivare
arrivare al 3%. Però se andiamo a riprendere le promesse del signor Trump a inizio mandato, prometteva che sarebbero arrivati al 4,5%, addirittura a 6% a fine primo mandato. Solo nel primo trimestre del 2019 si è arrivato a un 3,1%. Lontano, ma veramente lontano, dai risultati ottenuti dal suo predecessore Obama, che aveva portato a una crescita del 5,5% a metà 2014. Insomma, i numeri bisognerebbe contestualizzarli. Quando è entrato nella Casa Bianca il 2016, gli Stati Uniti erano al decimo anno di continua crescita economica. Trump si è ritrovato fra le mani un paese già avviato. È come quando un allenatore di calcio eredita una squadra forte e non gli resta altro che evitare di perdere. Ad esempio, il tasso di povertà che diminuisce del 0,9% in 3 anni. Dire che è un successo credo sia un'esagerazione se lo rapportiamo al biennio 2015-2016, sceso dell'1,3% durante la gestione Obama. Anche i posti di lavoro che aumentano di 6,7 milioni in 3 anni, decisamente i numeri sono ottimi. Ripeto, si tratta di un paese che nel 2016 aveva già un bel po' di anni alle spalle di continua crescita economica. Con Trump in questi 3 anni in media ci sono 190.000 posti di lavoro nuovi al mese. Durante il secondo mandato di Obama 2012-2016 le cifre si aggirano a 220.000 in più al mese. E parliamo di un presidente che all'epoca, al suo primo mandato, ha ereditato un paese che stava uscendo da una crisi economica devastante, dove le cifre erano decisamente diverse. Si perdevano 800.000 posti di lavoro al mese. Quindi ripeto, bisogna sempre contestualizzare. Parliamoci chiaro, Trump sicuramente non è l'essere peggiore che può ricoprire il ruolo da presidente degli Stati Uniti d'America. Ha il merito di non aver mandato a puttane l'ottima eredità che gli è stata lasciata in mano. Come si dice, benino ma non bene, tantomeno benissimo. Quindi calma, non bagniamoci con tutto questo entusiasmo per l'operato di Trump. Proprio perché abbiamo parlato anche di Obama, Obama e Biden hanno bambini morti sulla coscienza. D'altronde l'infanticidio esiste in natura come l'omosessualità, quindi è normale. No. Ma gli americani che hanno indirettamente votato la Obama femminile, sta parlando della signora Harris, si ricordano che in 4 anni di Trump non c'è stata una guerra e che il PIL è cresciuto? Per l'appunto abbiamo spiegato prima del fatto del... Questo presidente fantoccio rischia di diventare vittima dei suoi accoliti ed il vicepresidente comanderà. Insomma, questo ha già, diciamo, impostato un quadro generale di quello che avverrà in futuro. Ma sottolineiamo questa frase. Trump almeno non ha mai fatto una guerra. Biden è come Obama e la Clinton, un guerrafondaio. Come direbbe Alessandro Barbero anche, un guerrafondaio. Ditemi quante cazzo di volte l'avete sentita dire questa frase. Ditemelo, voglio capire, porca puttana. Quante volte? Cerchiamo di far chiarezza anche su questa cosa. Aprile 2017. Da pochi mesi approdato alla Casa Bianca, il buon Trumpone ordinò il lancio di 50 nuovi missili contro le truppe di Assad. Lo stesso Assad che pochi giorni prima aveva attaccato la sua stessa popolazione con armi chimiche. Decisione che da pochi venne condannata, ma da tanti ritenuta come una scelta d'obbligo. Elogio che però non ricevette il suo predecessore Obama. Nel 2013, dopo l'attacco chimico presso la città di Damasco da parte di Assad nei confronti della sua stessa popolazione, causando 1.400 morti, all'epoca Obama scelse di non intervenire. Nonostante avesse ribadito più volte l'intenzione di attaccare le truppe di Assad se quest'ultimo avesse attaccato con le armi chimiche oppure oltrepassato la linea rossa. A detta di Obama, ancora oggi si sente orgoglioso della scelta che fece, facendo incazzare non poco i suoi stessi colleghi democratici all'epoca, che avrebbero voluto vedere un atteggiamento più deciso nei confronti di Assad. La stessa Clinton si era sempre esposta a favore di un attacco diretto. Ecco perché poi c'è tutta la cosa che la Clinton è una guerrafondaia. Vi ricordate nel 2016? Non votate la Clinton, che è una guerrafondaia! 2018, un anno dopo esatto, Trump ordinò il lancio di 108 missili questa volta, sempre contro il regime di Damasco. Però ricordiamoci che entrambi gli attacchi sono stati condannati dal segretario generale dell'ONU, dato che sono stati coinvolti anche dei civili. Una cosa non da poco. Eppure lui non è un guerrafondaio, ricordiamocelo. Però io mi ricordo di alcune minacce di distruzione atomica nei confronti della Corea del Nord. Poi scopre di avere delle controverse affinità con il leader supremo e... Però cazzo, è strano questo uomo. In questi 4 anni si è praticamente giocato le alleanze storiche che aveva con i paesi europei appartenenti anche alla NATO, accusandoli, diciamo così, di abusare un po' troppo del potere e della protezione degli Stati Uniti. E, stranamente, ha riscoperto simpatie nei confronti di personaggi
personaggi controversi come Putin, Kim Jong-un, Bolsonaro, Erdogan. C'è qualcosa che non va? Però su via, non è un guerrafondaio. Vabbè, piccolo dettaglio, ha ucciso l'eroe simbolo dell'Iran, con la consapevolezza che un gesto del genere avrebbe forse portato a uno scontro armato, e lui era pronto a tutto insieme al suo amico Nyantanyao. 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 Vabbè. Quello di Israele. Ma voi direte, ok Boban, ci sta, ma minacciare di far la guerra non è la stessa cosa di farla veramente. E avete ragione. Però le scelte controverse di politica estera da parte di Trump hanno portato indirettamente a conseguenze devastanti. Un caso esemplare è il ritiro delle truppe dalle postazioni in difesa dei curdi siriani per lasciare così la strada aperta al simpatico Erdogan di fare liberamente stragi devastanti. Però ricordiamocelo, il buon Trump non è un guerrafondaio. Ok, credo di aver detto tutto, credo che questo video sia durato anche troppo. Ringrazio tutti voi che siete rimasti tutto il tempo ad ascoltare il mio sproloquio. Cercherò di essere sempre più presente nel mio canale per poter portare altri contenuti. Ovvio che se mi metto a fare video così lunghi non è che riesco a... Vabbè, comunque... Se vi è piaciuto questo video, ovviamente, come sempre, mettete mi piace, mi è sparita la voce, mettete mi piace, commentate, condividete, fate le solite cose che fate con tutti gli altri cazzo di youtuber. Noi ci vediamo la prossima volta, mi raccomando, qua sotto nei link trovate tutti i miei contatti social, tipo Instagram, Twitch, ho aperto anche Twitch, ogni tanto ci mettiamo a fare chiacchierate interessanti mentre io disegno. Seguitemi, ok? E ci divertiamo, così ci teniamo anche attivi, no? Ci teniamo in contatto e non rischiamo poi di vedere il solito commento: ma Boban sei sparito. No! Siete voi che siete spariti, non io. Io sono sempre qua. Cioè, qua no, su YouTube. Avete capito? Alla prossima.